Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi si parla di corsa, lo facciamo insieme alle mie belle scarpette della New Balance, le Fresh Foam Borokai con suoletta in memory foam, con plantare in memory foam, scusate, suola in schiuma espansa, tomaia completamente alleggerita senza cuciture che la rende molto leggera ma soprattutto molto comoda. Questa è una scarpa ormai datata, sono usciti se non sbaglio due modelli successivi oltre a questa. È un'ottima scarpa, ma quello che sto per dirvi vi farà ricredere nettamente sulle scarpe da running. Allora ragazzi, per prima cosa vi devo dire una banalità enorme, cioè l'uomo da quando si è eretto nella posizione verticale poggiando sugli arti inferiori ha sempre camminato e ha sempre corso. Questa, direte voi, grazie al piffero Davide ha scoperto l'acqua calda. È vero, non è una novità, non è che l'ho scoperta io, però è essenziale per arrivare al ragionamento di questo video. L'uomo, avendo sempre camminato, ha fatto suo un movimento naturale, quello deambulatorio sugli arti inferiori. Ha iniziato poi a correre e lo ha fatto sempre in modo naturale. Bisogna infatti ricordare che nel triathlon il nuoto e la bicicletta, quindi il ciclismo, sono attività che non sono naturali per l'uomo, mentre la corsa lo è sempre stata e la sarà sempre. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi una cosa molto importante. Se voi andate a vedere ad esempio i grandi fondisti a livello olimpionico, a livello mondiale, vi accorgerete che sono tutti fondisti o del Kenya o kenioti o etiopi dell'Etiopia. Questo perché? Non per una superiorità come qualcuno potrebbe pensare, diciamo così, della loro stirpe, della loro etnia. Beh, non è così. Loro hanno sviluppato nel tempo una peculiarità importantissima, che è quella di correre a piedi nudi. Infatti in alcune gare, anche su pista, potrete vedere corridori etiopi e kenioti che corrono completamente privi di calzature. È sempre più raro perché l'industria e la ricerca che sta dietro una scarpa da running si evolve sempre di più, però magari se andate a vedere le gare degli anni 80, gli anni 90, è molto facile trovare appunto corridori che corrono con i piedi completamente privi di scarpette. Questo perché? Perché il loro appoggio è un appoggio naturale. Il loro segreto è esattamente questo. Può sembrare una banalità, ma vi assicuro che non lo è. Pensate a quanti migliaia di sensori neuromuscolari sono inseriti all'interno della nostra pianta del piede. Voi prendete il piede, la vostra pianta, mettetela magari dentro un calzino, il quale va dentro una scarpa che ha un plantare, che ha una soletta, eccetera. Bene, tutti questi sensori sono sempre meno sensibili al tipo di appoggio, alla pressione, al momento di stacco, eccetera. Il piede, per registrare tutta la fase di appoggio e poi di stacco, eccetera, ha bisogno di avere completamente liberi tutti questi sensori neuromuscolari che si trovano sulla pianta del piede. Per farlo ovviamente è necessario non indossare delle scarpe, e chi impara a correre, diciamo, a piedi nudi è sicuramente più avvantaggiato, come sono avvantaggiati i kenioti ed etiopi. Se noi ci soffermassimo un attimo sul tipo di corsa che fanno questi tipi di atleti, quelli che corrono a piedi nudi, notiamo che il loro appoggio sull'avampiede a terra è molto rapido, dopodiché recuperano molto velocemente il piede e fanno queste falcate molto lunghe. Il segreto ovviamente va cercato non solo in questo, ma anche nel tipo di allenamento che fanno e magari anche nella struttura anatomica degli arti inferiori. Però vi assicuro che imparare a correre a piedi nudi è un'esperienza unica, perché chi lo fa, chi ha la fortuna di imparare a correre a piedi nudi, descrive questa esperienza come un'esperienza sensazionale, cioè come se aveste, per dire, sempre scritto con dei guanti da saldatore. Un giorno qualcuno vi dice: guarda, puoi scrivere anche senza guanti da saldatore, vi togliete i guanti e la sensazione di impugnare la penna a mani nude è praticamente sensazionale. Questo avviene anche per chi impara a correre senza scarpe e senza calze o calzini, come volete chiamarli. Beh, a questo punto la domanda nasce quasi spontanea, cioè come si fa a ritrovare la sensibilità sulla pianta del piede quando si è sempre corso con le scarpe da running? Beh, è molto semplice, dobbiamo imparare a toglierci le scarpe da running. Per farlo c'è un esercizio molto semplice che consiste nel correre una certa distanza con le proprie scarpe da running, correndo come abbiamo sempre corso. Una volta finita questa distanza,
torniamo indietro, ripercorriamo la stessa distanza, scusate, però questa volta senza metterci le scarpe ai piedi. Corriamo cioè a piedi nudi. A questo punto il nostro cervello fa un esercizio nuovo che non ha mai fatto prima, perché l'appoggio del piede fino a poco tempo fa avveniva attraverso un intermezzo che era appunto quello della scarpa, adesso l'appoggio del piede avviene attraverso la pianta stessa del piede. Quindi al cervello arriva una quantità di informazioni enormi che prima non aveva. A questo punto il nostro cervello inizierà a correggere tutta una serie di movimenti che prima non poteva nemmeno percepire, perché la scarpa li attutiva o addirittura li nascondeva. Questo tipo di corsa è un tipo di corsa sicuramente più naturale, dove il cervello inizia a interagire con l'articolazione tutta dalla gamba fino ad arrivare appunto alla pianta del piede, per cercare di correre nel modo più sicuro possibile, evitando traumi. Se questa operazione ovviamente è ripetuta nell'arco della stagione per diverse volte, il vostro modello di corsa si avvicinerà sempre di più a un tipo di corsa del tutto naturale. Fate anche attenzione: chi impara a correre a piedi nudi avrà anche meno problemi di incorrere durante la stagione in infortuni. Bene ragazzi, a questo punto non vi resta altro che provare questa nuova sensazione di correre col piede completamente nudo, togliendovi le scarpe, e poi chissà che anche voi non troverete giovamento in questo tipo particolare di allenamento. Ok, a questo punto è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!